Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati a tutti. Ormai il saluto è diventato uno slogan ed è un'apertura, senza quel saluto non possiamo iniziare. No, non me la sente, allora vi sono fatta apposta. Ok, pronti per un altro video? Questa volta è un video che mi sta molto a cuore, anche perché se voi guardate lo sfondo, riconoscete che luogo è, no? Non lo riconoscete? Allora fra poco ve lo racconterò. Non lo posso fare prima se non vi ho dato alcune informazioni e se non ho avviato la sigla. Ok? E allora passiamo alle informazioni. Eccoci qua. I miei contatti, se volete potete contattarmi in qualsiasi momento, quando volete, mi fa molto piacere se lo fate, perché i vostri messaggi mi incoraggiano. Oltre ai messaggi di incoraggiamento, possono essere anche accettate richieste. Qualcuno me l'ha già fatta, le sto facendo piano piano. Ovviamente potete anche rivolgervi a me utilizzando i canali social, come al solito, Instagram, Facebook, sia personale, Mimmo De Rosa, oppure del canale Terracina, i terracinesi, il dialetto terracinese e non solo. E poi tutti i testi delle poesie o dei testi delle cose che dico generalmente sul canale le potete trovare anche sul mio sito www.mimmoderosa.it. Mi raccomando, aiutatemi, sostenetemi attraverso le vostre iscrizioni e i vostri like. Non vi scordate di cliccare sopra la manina così. A me mammoccia così mi dice, non sa, non ci capisco niente, però mi stanno a dire, professore, ma tu sei diventato uno youtuber? No! Io non sono nessun youtuber, io sono Mimmo De Rosa che fa una cosa che può essere utile per sé e per gli altri. Perciò andiamo avanti e vediamo un pochettino che cosa può succedere, altrimenti non possiamo fare se non avviare la sigla. Eccola qua. Eccomi, allora, guardate un po' questo sfondo che cos'è, lo so, l'ho un po' stilizzata, però è la scuola Bacche-Bouche. Eh sì, questa poesia è particolare, l'ha scritta Gianni Feliciani e l'ha dedicata alla sua scuola. La sua scuola è stata anche la mia scuola ed è ancora, è tuttora la mia scuola. Per questo motivo io la dedico a tutti i colleghi della scuola IC Montessori di Terracina, la scuola Bascia i Buce, perché nell'immaginario comune, a meno delle persone di una certa età come me, la scuola Appio Francesco Monti è la scuola Bascia i Buce. Era Appio Francesco Monti, poi è diventata Monti Mameli, poi è diventata IC Centro Storico, poi definitivamente Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina, la scuola Abbasce ai Buce, perché sta in via dei Volci. Sapete perché si chiama la scuola Abbasce ai Buce? Le sapete? Vediamo chi di voi me lo riesce a dire, ok? Allora io intanto, ripeto, dedico questa poesia a tutti i miei colleghi, a tutto il personale della scuola, alla dirigente scolastica, ma soprattutto a tutti gli alunni di questa scuola. E allora, eccola qui, la mia scuola. La scuola meia di Gianni Feliciani. La scuola meia è quella di Iubuce. Ci venne i figli di Iubassecelle, alfabetiche, selvatiche, ribelle, cuccap, ducchiangap e cacchepuce. Acca, non ci stanno figlie di signore, di giudice, arefici, avvocate, maestre, professore o impiegate, ingegnere, architette o dottore. Sono figlie di manuale, di scupino, fornare, contadine, pecurare, scarpare, cassabanca, macellare, sciuffo, camposantare, arrutino. Venne dall'Appia Antica, San Silviano, Io Murtacino, Sopra Taracina, La Fiora, Frassa, Piazza Palatina, La Ciana, Io Colle, Campo Suriano. La prima volta che entrano alla scuola te parlano ne pon salvatechite, ti guardano con un'aria da ndundite, non sanno, dice, manca una parola. Sbadiene, tenne una morca a queie, s'azzettano scucchiate e
scontegnose, e mentre il professore, sconfuso, comincia a mangiare i suoi arieghi. Ponesse carusieie o scapizziate, ma non sanno legge, non sanno fare i conti. Se tu ci dai da fare un riassunto, se passano i biglietti uno cuiato. Seccano come a scigno sopra i banchi, dennese spende, muzziche, scianchette, baffano quaterna a riga a quadrette, solo de pazzià non son mai stanca. Pennanne ci ampara a vive. I consigli ci donca d'ocazione autonomia, cerca all'uaria da mezza la via, per mo so a come a 400 fie. Quando giugno le cose incagnate, i vide scuitate, rispettose, so sveglie responsabile, affettuose, se vanno bene tutta come a frate. Perché sti scommette che cagiorno incontrennano vecchia ragnolite che trascina le zampe arruzzanite, ci diceranno «Preside, buongiorno!» Noi siamo Antonio, Cesarino e Piere, e venissimo alla scuola degli obbuci, vivessimo all'oscuro senza luce, poi si è appicciata, siamo uomini veri. E qui di seguito potete vedere alcune note che io adesso vi illustro. Ecco qui alcune parole, insomma, che ci fanno ride, ma insomma non si usano più. Ecco, Jubusch è la zona di via dei Volsci nella quale c'era un buco, una porta d'accesso alla città, un pochettino più sopra della scuola. Una volta era così, che ve tengo da dire. Poi Bassicelle e le persone di Basso Ceto, ignorandono, i campagnoli, che una volta erano un po' considerati in una certa maniera, alfabetiche, l'analfabeto, oppure alfabetiche, con la R, l'analfabeta. I cassabanche sono i falegnami, sono quelli che costruivano le cassabanche di legno, ovviamente. Sciuff, gli autisti. La morca quella, la spossatezza, quella perenne stanchezza, che la voglia, quell'indolenza, che la voglia di non fa niente, a quei addosso. Scontignosi, scontrosi per timidezza. I suorieghi, da noi era il pane fatto con marina di mais. In altre zone qui intorno i suorieghi è fatto anche in maniera diversa. Scuitate, calmi, sereni, tranquilli, arragnolite, rattrappito, rattrappito. Ecco, queste sono alcune delle parole che si possono incontrare in questa poesia, che, come vi ho detto, il testo completo voi potete trovarlo sul mio sito personale www.mimmoderosa.it. Bene, allora, avete ascoltato questa poesia, voi capite per quale motivo questa poesia a me sta molto a cuore. La scuola abbascia i buci. Io ho anche scritto una commedia che abbiamo portato in scena proprio dal titolo Abbascia i buci. Ok, va bene, basta così, io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video, ci saranno delle grandissime sorprese, le sto preparando, poi lo scoprirete. Intanto, come al solito, io vi dico... Qui sotto cliccate su iscriviti, clicca sui like, seleziona la campanellina e così ogni tanto vi suona. Andostete voi, ok? Ciao a tutti, ciao amici, alla prossima occasione, ecco la sigla finale. Ciao!